Ciao bambini, sono Rino il pulcino, vedete che è primavera? Ebbene sì, io sono nato da pochi giorni e mia zia, la gallina Lina, mi ha mandato a salutare le vostre maestre e a portare a loro un bel libretto che si intitola Una sorpresa per Rino Pulcino e racconta una cosa che mi è successa in questi giorni. Leggiamolo insieme, su. Ora mi metto qui e così la maestra Meris può farvi vedere il libretto. Una sorpresa per Rino il Pulcino, edizioni L, e li ringraziamo per poterlo leggere insieme a voi. Eccomici qua. Oggi Rino Pulcino si è svegliato molto presto. Nella fattoria a quest'ora dormono ancora tutti. Rino però ha una gran voglia di correre e di giocare. Pio, 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 pio. La fattoria è molto grande. Dalla cima del tetto, Rino Pulcino vede i cavalli che dormono nella scuderia. Da lontano, Rino sente muggire le mucche, che si sono appena svegliate. Muu, muu, muu. Rino Pulcino corre verso la stalla. Buongiorno, care mucche, saluta Rino. Volete giocare con me? Le mucche conoscono un gioco davvero divertente da fare. Vince chi riesce a portare nella stalla l'erba verde del prato. Corri, dai, Rino Pulcino. Comincia tu, dice la mucca Rosetta, sorridendo. Questo gioco però non è molto divertente, pensa Rino Pulcino tutto sudato. Intanto le mucche furbette si sono fatte una gran scorpacciata d'erba fresca e fanno lavorare lui, poverino. Sono stufo, uffa, di trasportare erba. Rino Pulcino è stanchissimo. I porcellini si stanno divertendo come matti a buttarsi nel fango. Vieni anche tu a giocare con noi, Rino Pulcino, gridano in coro. Per i porcellini è sempre ora di merenda. Prendi pure questa tenera mela, Rino Pulcino. Il porcellino Gigi gli offre la mela gentilmente. Ma Rino pensa che tutto quel fango non faccia per lui. È troppo sporco. Rino corre alla fontana per lavarsi via tutto lo sporco. Le oche stanno giocando a tuffarsi nell'acqua fresca. Questo sì è un gioco divertente, esclama Rino tutto felice. Un'oca lo prende per un'ala e lo trascina nell'acqua. Tuffati, Rino Pulcino! Tutte le oche schiamazzano come matte e c'è una grande confusione. Rino Pulcino però ama i giochi più tranquilli e poi lui non sa neanche nuotare bene. Ha un po' paura, poverino. Rino Pulcino è un po' triste. Non c'è nessuno che possa giocare con me, dice. Forse è meglio tornare a casa dalla mamma. Nel pollaio lo aspetta una grande sorpresa. Tutte le uova di mamma gallina si sono aperte. Sono nati dei pulcini. Sono piccoli, tondi e gialli e poi saltano dappertutto. Ora il pulcino è finalmente felice. Rino corre nel prato e si diverte con i suoi nuovi fratellini. E insieme inventano giochi bellissimi. Pio, 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 pio. Avete visto, bambini? Vi è piaciuta la storia che vi ho portato oggi? Ora vi saluto tutti quanti, un bacione a tutti, un abbraccio a tutti da parte di tutte le maestre e buona primavera! Pio pio!